Due carriere diverse partite dalle stesse aule universitarie, quelle della Statale di Milano. Un giornalista e scrittore, Corrado Staiano, e un magistrato, Guido Galli, sono i due laureati benemeriti scelti dall'Ateneo per il 2015. Io credo che nessuno di noi viva oggi questo incontro come una cerimonia, ma piuttosto come una sorta di rinnovazione comune di un patto di civiltà, che è intessuto di passione per la giustizia, per la legalità, amore per la democrazia, amore per le istituzioni. Entrambi si sono laureati alla facoltà di giurisprudenza. Entrambi hanno cercato di lottare per la libertà, con la penna e con la toga. Dai primi scritti fatti leggere a Elio Vittorini fino alle pagine del Corriere della Sera, dove ancora scrive. Gli articoli e i libri di Corrado Staiano parlano di giustizia. Alla cerimonia di premiazione, venerdì 11 dicembre, dedica il suo riconoscimento agli eroi della legalità. Ricorda anche il coraggio di Guido Galli, laureato benemerito insieme a lui. Giudice istruttore del Tribunale di Milano e professore alla Statale, è stato ucciso nel 1980 da Prima Linea, un gruppo terroristico di estrema sinistra. Un grande esempio per i giovani studenti di legge. Noi proviamo a condividere soprattutto con le giovani generazioni, con i giovani giuristi, i giovani magistrati, la figura di quest'uomo, di questo magistrato, che per noi è stato ed è una figura esemplare. Il suo eroismo viene ricordato dalle figlie, Alessandra e Carla, oggi entrambe magistrati. È un'iniziativa che abbiamo tutti molto apprezzato, perché la dimensione universitaria dell'insegnamento per mio papà è sempre stata molto importante. Lui credeva molto nell'importanza di trasmettere, di dialogare, era anche una persona molto curiosa e quindi aveva piacere di confrontarsi con le nuove generazioni e con gli studenti.